È uno dei più importanti professori di sociologia che abbiamo in Italia, è uno dei più importanti e innovativi intellettuali italiani. Ciò che mi ha colpito un po' quando sono andata a leggere la sua biografia non è tanto i libri, i saggi che potete anche compulsando in internet andarli a cercare, ne troverete veramente tantissimi, ma è il fatto che questa persona nasce a Ravenna nel 1941 e ha iniziato la sua carriera in maniera pratica, pragmatica, lavorando in un'azienda come operaio, da cui poi è diventato direttore, e poi nel 68 si è laureato in sociologia. È oggi anche direttore scientifico dell'Università delle Nazioni Unite, fondatore del movimento politico Siamo. Vorrei con piacere invitare qui sul palco Ivano Spano. Mi siedo non perché sarò a lungo, ma ho qualche appunto che può semplificare il mio intervento. Mi aspettavo di chiudere solo prima dell'amico Sarlo. Cionondimeno, prima vi saluto tutti, ringrazio per questa possibile partecipazione al vostro convegno e la mia figura qui è, a parte il fatto che da tempo seguo le vostre iniziative e quindi molto spesso mi trovano, come dire, non solo attento, ma anche condividente le ipotesi di lavoro che in questa sede vengono manifestate e attuate. E sono qui, come diceva la presentatrice, anche in veste io sono il presidente di questa nuova, perché ha poco tempo, realtà, chiamiamola politico-culturale, che è l'associazione Siamo. Che definiamo un movimento dal basso, come è giusto che siano i movimenti, e la nascita è stata rispetto a quell'evento vissuto non certo in maniera positiva e favorevole, che è stata ed è tuttora attiva la legge Lorenzin sulla problematica dei vaccini. La nascita è dovuta proprio a questa non condivisione, non tanto della problematica dei vaccini stessi. Poi chi vi parla ha una posizione molto acuta, io sono così sinceramente contro, però l'associazione no, ma è per la libertà di scelta terapeutica come deve essere, come la nostra Costituzione afferma. Non c'è obbligo per la Costituzione del rispetto dei temi della salute perché implicano la soggettività di ognuno di noi e quindi la libertà anche di comportamento. Ecco, si sta muovendo e in questa azione, che diciamo è anche abbastanza silenziosa, non abbiamo un'organizzazione estremamente efficace, però una presenza che si sta sviluppando nell'intero paese, in maniera anche così, non così rapida come si poteva pensare, però significativa a livello dei diversi territori, a partire dal meridione fino ad arrivare alla settentrione. Bene, l'obiettivo che l'associazione si prefigge, associazione barra movimento, è anche quello di poter partecipare a quelle che sono le elezioni del paese a diversi livelli. Quindi la mia presenza qui oggi è che dopo aver incontrato Maurizio Sarlo e aver ipotizzato il fatto che potrebbe esserci un'alleanza rispetto a nuove elezioni, e sono quelle le prime e le più importanti della regione Emilia e Romagna, ecco, abbiamo trovato, come dire, una coincidenza di interessi, no? E di possibile impegno comune, e quindi la nostra assemblea di sabato scorso ha accettato questa ipotesi di porre in essere una collaborazione con ovviamente il Partito Valore Umano per arrivare a queste elezioni. Si fa anche strada, se tu me lo permetti, anche un'ipotesi di
alleare una parte del movimento degli ambientalisti che in Italia hanno perso terreno e in qualche modo però mantenendo un nucleo forte e anche storicamente significativo in Emilia-Romagna. Sto parlando dei Verdi, ma non tanto come realtà nazionale, ma come realtà regionale dell'Emilia-Romagna, che potrebbero essere un alleato particolarmente significativo per queste elezioni. E mi pare una cosa estremamente importante se riuscissimo a fare una presenza di tre liste però che si uniscono all'interno di uno stesso progetto condiviso. Credo che sia